Allora, iniziamo appunto questo ciclo di un blocco di quattro lezioni dedicate alla metallurgia in Sardegna, dalla sua nascita, quindi dal terzo millennio avanti Cristo in poi, dalla pianeta del rame in poi. Nello specifico oggi farò proprio una panoramica di ciò che è stata la metallurgia in Sardegna, senza addentrarmi più di tanto nei bronzetti, che tratteremo appunto in una lezione a parte. La Sardegna nasce geologicamente, mamma mia, adesso sbaglio tutto, non ho preparato nulla, quindi vado un pochettino al braccio. Allora, circa 500 milioni di anni fa, come territorio. Quindi è molto vecchia, ed essendo molto vecchia è ricca di minerali. Minerali abbastanza preziosi per le nostre argomentazioni. Durante le prime fasi della ricerca dei metalli, in Sardegna arrivano delle genti, come abbiamo visto quando ho fatto la lezione sulle genti del vaso campaniforme, arrivano delle genti che frequentano i Sardi per scambiare, oltre che l'ossidiana, quindi conoscevano già le rotte, questo nuovo materiale tanto importante da dare il nome a un'età. In archeologia si chiama età del rame, oppure calcolitico, oppure ancora eneolitico. È un periodo che in Sardegna dura circa dal 3000 al 2000 a.C. Io sarei un pochettino più preciso dicendo che il rame continua fino al 1650 a.C. circa. Il bronzo arriva dopo. Abbiamo le attestazioni archeologiche per dirlo, però lo vediamo durante la lezione. Appunto, vi dicevo, nel terzo millennio arrivano queste genti che sicuramente già frequentavano la Sardegna per l'ossidiana e si appassionano allo sfruttamento di un materiale nuovo di cui la Sardegna è particolarmente ricca, ossia il rame. Non dobbiamo pensare alle miniere come le vediamo oggi, a parte in Sardegna quasi non si vede più nulla, però i filoni erano praticamente superficiali, non si prendevano la briga di scavare dentro le rocce, lo trovavano quasi a portata di mano. E quindi crearono delle attività tali da sfruttare questo materiale. È abbastanza laborioso ottenere il metallo. Il coltello intanto sta girando, non fatevi male, non fatevi male che non siamo assicurati per quelle cose. Bisogna anzitutto trovare la montagna adatta, perché non è che il rame si trova dappertutto, bisogna individuare quali sono quelle rocce che contengono il materiale, bisogna rompere queste rocce, e lo facevano con l'acqua e col fuoco, cioè quindi riuscivano a disgregare grossi blocchi, poi con l'acqua li rompevano, diciamo, con un raffreddamento rapido, e poi a martellate riducevano questa roccia in piccole pietroline. Ve lo sto dicendo, ve lo sto raccontando proprio per grandi linee. Queste pietroline erano la prima fase della lavorazione, cioè estrarre i grossi blocchi e trasformarli in materiale facilmente trasportabile. Questa prima fase si concludeva con il trasporto in un secondo sito di tutto il materiale quasi pronto per il riscaldamento. Quindi pensate a una roccia, tutte le attività di estrazione e di frantumazione.
Poi c'erano dei carrelli o dei carri, non lo facevano le mani sicuramente, che trasportavano il materiale laddove c'era la possibilità di realizzare un fuoco per riscaldare questa roccia. Sotto la roccia si metteva un recipiente in modo che dopo la cottura il metallo, cioè durante la cottura, il metallo colava all'interno di questo recipiente. Il recipiente si chiama crogiolo. Il rame ha una caratteristica parecchio odiata dai maestri fonditori. È necessario sviluppare una temperatura di quasi 1100 gradi per fonderlo, che non è cosa da poco. Non è sufficiente mettere della legna e accendere un fuoco. Occorre portare sulla temperatura, quindi probabilmente all'interno di questa diciamo zona di combustione venivano inseriti legnami ricchi di sostanze infiammabili ad alta temperatura. Probabilmente usavano anche il carbone, forse non c'era il carbon coke. Quindi il carbone, come vediamo in Sardegna, perché fino a qualche secolo fa carbonaie in Sardegna erano abbastanza sfruttate, laddove ci sono i luoghi di raccolta del rame ci sono sempre le carbonaie. Oggi è difficilissimo distinguerle perché sono passati 5.000 anni da quell'epoca, 4.000, e come vi ho detto quasi si trovava in superficie questo materiale, però all'epoca sicuramente molte persone si dedicavano a questa filiera per l'ottenimento del rame. Nella carta sono indicate le zone nelle quali i metalli in Sardegna sono più frequenti, diciamo ci sono giacimenti. La Sardegna non è solo rame, abbiamo le miniere più ricche d'Europa di argento, abbiamo zinco, abbiamo piccolissime quantità di stagno, piccolissime, penso Fiumi Maggiore, però sono assolutamente insufficienti per la fusione in lega per ottenere il bronzo, perché il bronzo è una lega formata da 9 parti di rame e una parte di stagno. Rame ce n'è in abbondanza, ma stagno bisognava procurarselo attraverso dei viaggi. Il rame è quella striscia azzurra che si vede nell'immagine. Quindi a un occhio esperto era facilmente distinguibile, sapevano già dove andare a trovarlo. Quando si era fortunati si trovava diciamo già quasi in pepite, oggi è impensabile. E la lavorazione consiste nel preparare una fossa di fusione, quindi molto semplice in terra, realizzando, non c'era bisogno di fare una fornace, facevano una piccola buca, all'interno della buca mettevano il materiale infiammabile, quindi legname o carbone o quello che utilizzavano, dopodiché si accendeva il fuoco e per aumentare la temperatura facevano esattamente quello che facciamo noi quando abbiamo il caminetto, per far prendere fuoco soffiamo sopra. Ovviamente noi soffiamo col phon perché abbiamo l'elettricità. Loro avevano i mantici. Mantici in pelle. C'è qualche foto dopo che vediamo. Questo signore qua sta soffiando, vedete questo? Ha dei mantici. Questi mantici sono collegati a delle canne che convogliano l'aria in un tubo che diciamo fa aumentare la temperatura in questa zona. I mantici sono sempre due. Quando facciamo le esibizioni dal vivo di metallurgia, quando realizziamo questi, ne dobbiamo fare uno il 1° maggio al museo, al museo a Tortolino Ogliastra, dove realizzeremo una spada e un bronzetto. Abbiamo scoperto che i mantici devono essere due, perché quando si soffia
c'è una fase di compressione e la fase di aspirazione. Se fosse un solo mantice, cioè nella fase di aspirazione arriva dentro il fuoco e si brucia tutto. Quindi, memore di ciò, i maestri hanno imparato molto rapidamente a usare i due, perché alternativamente soffiano con il primo e poi mentre il primo prende aria, il secondo soffia e non fa il ritorno di fiamma. Come ci sono arrivati i mantici? Erano intelligenti, mancava solo l'energia elettrica, tutto il resto ce l'avevano. Prima hanno iniziato a soffiare, poi quando è mancato il fiato hanno detto: cosa possiamo fare? Prendiamo dei pezzi di legno, prendiamo delle pelli, facevano gli otri di pelle e poi spingevano. Facevano anche le barche con le otri di pelle. Sbagliando. Hanno imparato sperimentando, sbagliando e realizzando nuove tecniche, come hanno fatto con i nuraghi. Man mano che crollavano, imparavano a farle sempre meglio. Allora, quindi la seconda fase della fusione avviene attraverso l'immissione di aria all'interno della fossa di combustione. L'elemento che gli archeologi utilizzano per individuare una fornace molto spesso è costituito da un pezzo in argilla che si chiama tuyer, bocolaro, insomma ci sono tanti nomi, che è proprio l'ugello di uscita, il punto dal quale esce l'aria che va dentro la fornace. Quando si rompeva lo lasciavano lì, come al solito. Quindi quando si trova questo pezzettino, si riesce a capire che lì c'è una fornace. Quindi si trovano le scorie del metallo, si trovano segni di bruciatura, eccetera, eccetera. I mantici invece se li portavano via, perché potevano essere utilizzati altre volte. Una volta ottenuta la temperatura idonea a bruciare quel metallo, dovevano realizzare la forma, nel senso che dovevano preparare un contenitore per versare dentro il metallo liquido. Quindi prima di tutto bisognava decidere cosa realizzare: facciamo delle armi o facciamo degli utensili, facciamo un martello oppure una falce. Deciso il pezzo da ottenere, si procuravano la pietra che doveva poi contenere la gettata del liquido. Questa pietra si chiama matrice oppure forma, questa per intenderci. Può essere ottenuta o con un unico pezzo di pietra, si realizza il negativo e si versa sopra il metallo fuso. Si chiama matrice monovalva in quel caso. Pensate al budino: quando le massaie che realizzano il budino hanno una forma, mettono a riscaldare gli ingredienti, poi li colano all'interno della forma, per forza di gravità rimane fermo, quando si raffredda si rovescia ed esce la forma del budino. Succede un po' la stessa cosa, soltanto che bisognava coprirlo perché era incandescente. Quando si voleva invece ottenere un pezzo tridimensionale, immaginate una punta di lancia, da una parte con una matrice monovalva sarebbe uscito piatto da una parte e curvo dall'altra. Loro dovevano invece realizzare il tutto tondo. Allora prendevano due matrici, le univano, come in questo caso, stringevano bene i due pezzi e, una volta preparato il metallo, una volta che il metallo era allo stato diciamo liquido, veniva versato all'interno della forma. Vediamo un po' se in qualche foto l'ho messa. Eccolo là, vedete qua su? Il metallo fuso con delle pinze viene gettato dal maestro fonditore all'interno della forma.
anche in questo caso, vedete qua. Ovviamente è un'operazione delicatissima. Le temperature in gioco sono molto alte, parliamo di un migliaio di gradi, e quindi si rischia un pochino. Devono usare dei guanti in pelle, devono usare delle vesti particolari per ripararsi dalle scintille, e soprattutto devono stare attenti nel versamento che non si creino dei vuoti d'aria all'interno, perché altrimenti poi esplodono e insomma si fa male qualcuno. Le forme in pietra, prevalentemente in Sardegna sono state trovate forme in steatite, possono essere con un'unica forma, allora si cola dentro il metallo, oppure con più forme, vedete qua, possono tenere dei picconi oppure delle panelle. Le panelle sono soldi, asce. Quindi se andate al Museo di Cagliari, oppure quando andremo al Museo di Cagliari, vedremo proprio queste matrici. È curioso constatare che nelle imbarcazioni nelle quali viaggiavano questi materiali, nei relitti, vengono trovate anche le matrici. Quindi sulle navi c'erano il metallo, le matrici e i fonditori, tutti e tre. Evidentemente erano degli specialisti, non era roba, diciamo, per tutti. Andiamo avanti. Ecco, questo è un classico esempio di archeologia sperimentale. L'anno prossimo metto una mia foto, perché questa non lo conosco, magari speriamo che non si arrabbi quando lo vede sul video. Allora, vedete, sono due semplicissime sacche che spingono l'aria attraverso le canne, si arriva nel tuyère, il tuyère spinge l'aria e quindi aumenta la temperatura. Quando facciamo noi le esibizioni di archeologia sperimentale, siccome fondiamo il bronzo, lo inseriamo all'interno di una, diciamo, di un piccolo forno a forma di nuraghe, in modo che la temperatura rimanga, cioè, si ottenga più facilmente, perché lasciandolo così all'aperto, capita bene, disperde molto. Una volta che si aprono le due valve, le matrici, quindi l'oggetto viene estratto e poi viene levigato e preparato in modo che sia subito pronto per essere utilizzato. Come potete vedere da quel coltello che ho fatto girare prima, eccolo lì, passatemelo un attimino. Questo viene ottenuto con un'unica fusione, quindi è un pezzo, diciamo, che viene fatto preparando con la matrice di valve i due negativi, si cola dentro così, si cola dentro il metallo, si lascia raffreddare, dopodiché si estrae e si leviga. Questo è stato fatto in uno di questi spettacoli che facciamo durante l'estate, quindi è stato realizzato proprio dal vivo con il pubblico che guardava. Il tempo necessario non è tantissimo, ci vuole un paio d'ore per fare questa manifestazione. L'unico problema è che bisogna arrivare lì già con il rame, con tutti gli ingredienti, insomma, il carbone, il forno. Quindi è un lavoro un pochettino di preparazione più che di esecuzione vera e propria. E comunque, soprattutto i turisti hanno apprezzato moltissimo queste rappresentazioni. Andiamo ancora avanti. Allora, i prodotti finiti poi sono quelli che vedete nei musei. Quindi ci sono le punte di lancia, ci sono le asce di vario tipo. Le asce possono avere la lama da una parte oppure da tutte e due le parti. In quel caso hanno le manicature al centro. Quella, ad esempio, l'ascia di penne di Santa Vittoria di Serri è del tipo di quelle minoiche. Noi ci usavano come simbolo l'ascia di penne, per loro era un simbolo di potere. Anche in Sardegna abbiamo questi simboli di potere. Nei bronzetti abbiamo i pugnaletti. Chiunque di voi ha visto un bronzetto sa bene che molti bronzetti nel petto hanno proprio uno di questi pugnaletti. È un simbolo di potere. In Sardegna, già dal terzo millennio avanti Cristo, il pugnale è un simbolo di potere. Non è un caso che Menhir viene rappresentato proprio un pugnale, cioè lo scettro. Non c'erano
la corona o altri simboli, cioè proprio un pugnale, il segno del comando. Chiaramente questi maestri fonditori, essendo in grado di realizzare armi, erano tenuti sotto stretta sorveglianza da parte delle amministrazioni, quindi da parte di chi comandava, perché avrebbero potuto armare dei rivoltosi per andare contro i regnanti. Quindi c'era un controllo serrato sia del materiale che entrava all'interno delle officine, all'interno di queste officine di fusione, sia del materiale che usciva, cioè se il sovrano mandava dentro 10 kg di rame, dovevano uscire 9,80 kg di prodotto finito, qualche scoria può capitare di perla, però volevano realizzare i pugnali, sapevano benissimo quanto materiale ci voleva per realizzare un pugnale piuttosto che una spada. L'artigiano che lavorava i metalli era molto ricercato da tutti i sovrani. Erano una sorta di artigiani mercenari, cioè chi aveva bisogno di un fabbro, di un fabbricante di metalli, ovviamente andava a comprarselo, gli offriva uno stipendio adeguato e gli diceva: tu da oggi produrrai armi per me. Quindi era una sorta di casta di fonditori, un po' come gli scriba, coloro che scrivevano. Dovevano scrivere le lettere fra re e quindi erano molto richiesti, era un'attività circoscritta a pochissimi elementi. Allo stesso modo anche i maestri fonditori erano una sorta di casta, persone importantissime, e lavoravano alle strette dipendenze del sovrano. Ovviamente non si realizzano solo armi, anche tutti gli utensili da lavoro devono essere realizzati, quindi zappe, gli strumenti per l'agricoltura, gli ami per andare a pesca, quindi anche i pescatori, tutte le categorie lavorative utilizzavano utensili di metallo. Quando si diffuse l'uso del metallo, si scoprì che non sempre era conveniente riparare un pezzo che si rompeva. Bisognava fare un processo di fusione abbastanza complicato. Quindi, siccome l'utilizzo del metallo era la lavorazione del metallo era riservata a pochi artigiani, chi si trovava in casa una zappa e questa si rompeva, a volte preferiva venderla come pezzo, come materiale, e tutto questo materiale veniva convogliato laddove venivano fatte le fusioni, si faceva una sorta di riciclaggio dei materiali. Viaggiavano anche nelle navi, cioè in alcuni relitti gli archeologi hanno scoperto dei carichi di rottami metallici che andavano a rifornire di materia prima già pronta quei luoghi dove si provvedeva alla fusione. Quindi non pensate soltanto a panelle in bronzo, cioè scusate, panelle in rame o lingotti in rame, ma anche dei rottami veri e propri, quindi pezzi di spade. Nei campi di guerra non si lasciavano le spade lì, era la prima cosa che andavano a prendere. Il bottino di guerra era costituito prevalentemente proprio dalle armi del nemico, che potevano essere o riutilizzate se non ancora buone, oppure portate dai maestri fusori e fatte ripristinare. Allora, per facilitare il trasporto, soprattutto nelle navi, si utilizzavano delle forme particolari, dei lingotti. Chiaramente, provate a immaginare, se siete vicino alla miniera, avete tantissimo materiale di scarto. Non conviene caricare il materiale sulle navi e poi farlo lavorare
una volta finita la navigazione. Conviene chiaramente ridurlo in rame o in quello che si è, con qualunque metallo che si utilizza, sul momento, trasformandoli in piccoli lingotti, e poi i lingotti vengono trasportati facilmente nelle barche. In Sardegna sono stati trovati lingotti di diversa forma. I più famosi sono i lingotti oxide, sono dei pani di rame del peso di circa di qualche decina di chili, tra i 30 e i 35 chili, e vengono chiamati a pelle di bue per la loro forma, come se doveste scuoiare un bue, si apre la pelle per lasciarla asciugare e diciamo che assume quella forma. Una forma utilissima, molto pratica, sia per essere trasportato a spalla, sia per essere trasportato come barella, una persona davanti e una dietro lo trasportavano facilmente, sia per essere impilato nelle barche. Quindi una forma, diciamo, che offriva tantissime possibilità. Un'altra forma invece sono proprio le panelle semplici, vengono chiamate, è un nome tecnico difficilissimo, panelle in rame. Comunque la cosa più semplice, io le chiamo lenticolari, cioè a forma di lenticchia, chiaramente sono più grosse. Si chiamano, scusate, panelle piano lingotti piano convessi, perché da una parte sono piani e dall'altra sono convessi. Per me è meglio chiamare panelle in rame semplicemente. Queste panelle in rame costituiscono dei veri e propri tesoretti, cioè capita a volte di indagare un sito e nascoste si trovano delle anfore ripiene di questi materiali. Mi viene in mente, come forse ve l'ho già accennato, a Sant'Imbenia, ad Alghero, forse l'ho detto questa parte del problema, a volte mi dimentico con le lezioni dove le faccio. Sant'Imbenia sono stati trovati sotto il piano di calpestio, sotto il pavimento, un'anfora contenente 42 kg di panelle in rame, e continuando a scavare sotto il pavimento, messo 40 cm ancora più sotto, c'era un altro recipiente con altri 40 kg di rame, quindi dei veri e propri tesoretti. Non sappiamo se si tratta del tesoretto della comunità oppure magari il tesoretto di un singolo individuo, più che del sovrano. Io penso al maestro fonditore, cioè io ho un altissimo concetto di questi artigiani del metallo, e secondo me erano molto ricchi, avevano delle capanne particolari. Lavorando poi a stretto contatto con i sovrani, sicuramente si davano una mano a vicenda, cioè i fonditori dicevano: guarda, io ho bisogno di una capanna diversa dalle altre, devo essere sicuro che non venga nessuno, devo essere protetto, insomma mi devi dare una mano d'aiuto perché la mia posizione è abbastanza complicata, mi possono rapire per farmi lavorare nella tribù vicina. E quindi queste capanne potrebbero addirittura essere proprio le capanne personali del maestro fonditore. A volte in questi lingotti ci sono dei segni. Non so se si vedono qua, sicuramente si vedono nella prossima immagine. Qua si vedono proprio distintamente, vedete? È proprio questo segnale, lo vedete? Ve l'ho portato apposta il pugnale dentro. Qui ci sarebbe da aprire una parentesi di una lezione solo su questo, perché c'è chi sostiene, illustri archeologi sostengono che quello è una lettera alfabetica, e in effetti nel lineare A, ma soprattutto nel lineare B miceneo, lineare A è quello minoico, lineare B miceneo, nel lineare B c'è un segno alfabetico che è proprio uguale al pugnale della Zagramata. Quindi potrebbe trattarsi di un segno grafico riferito a un alfabeto, a una scrittura.
Io invece ritengo che si tratti di un simbolo di una bottega. Mi sono abituato, strada facendo, a vedere la scrittura quando ci sono più simboli affiancati e magari ripetuti. Quando vedo un segno singolo, uno solo, non lo sto più prendendo in considerazione, perché potrebbe trattarsi o di un graffio, non in questo caso perché è metallo, però nelle ceramiche capita frequentemente. Potrebbe essere un graffio, potrebbe essere un segno accidentale, potrebbe non trattarsi proprio di un segno di scrittura. In questo caso, visto che questi lingotti sono stati trovati in Sardegna, che in quell'epoca il pugnaletto a Elsa Gramatta era il simbolo del potere, e che nei lingotti oxide c'è proprio quel segno, io direi che lì si tratta di lingotti con il timbro Sardegna, made in Sardegna. Perché c'era anche Cipro che produceva lingotti di questo genere. E parte bene, anche a Cipro sono stati trovati lingotti uguali, ma non solo. Anche gli attrezzi erano uguali, le stesse pinze, gli stessi martelli che si usavano in Sardegna si usavano anche lì, quasi come se fosse la stessa fabbrica. E lì rimane da stabilire se sono arrivate a quelle forme perché il martello o lo fai così o non funziona, o le pinze o le molle per fenditore, oppure perché circolavano anche gli attrezzi, cioè i fonditori oltre alla matrice e al rame si portavano appresso anche gli attrezzi per fondere, e quindi fra due isolette nelle quali il rame sicuramente si scambiava era frequente trovare le stesse attrezzature. Questo è come avviene ancora oggi. Probabilmente c'era anche un commercio di attrezzi. Anche noi oggi andiamo a comprare la motosega, il trapano. Ma un simbolo solo per tutta la Sardegna non è riduttivo. È molto riduttivo. Infatti, considerando che sono diversi posti. Sì, dove si. Lingotti non è che ne sono stati trovati tantissimi. Gli oxide si contano nelle dita di due mani. Però io non riesco a vederci un segno. C'è una lettera, e poi non capisco il significato della lettera. Cioè, mentre ad esempio nei lingotti di piombo sono state trovate delle tacche, ad esempio il professor Ugas ha detto guardate che si tratta di unità di misura, cioè secondo quante tacche ci sono sappiamo la quantità, il peso, il valore. Qui no, qui è uno solo ed è ripetuto, perché lo troviamo anche in questo lingotto, vedete? Quei lingotti sono stati trovati in posto in Sardegna, a Nuragus ad esempio, ma li troviamo anche nelle reliquie a Uluburu, ne hanno trovato decine di questi lingotti. Sempre. Però non con questo marchio, con altri segni. Questa è la vetrina del museo di Cagliari. Come potete vedere ci sono dei lingotti oxide, uno completo, è raro trovarli completi, essendo delle monete. Se si andava a comprare ad esempio una mandria di bui, quanti bui hai? Tre. Se un bue vale un lingotto, allora c'è lo scambio lampale. Ma se io dovevo comprare una pecora, che vale molto meno di un bue, non potevo dargli un lingotto, allora ne tagliamo un pezzo e, come in questo caso, gli tagliamo un pezzettino, ecco qua, ti sto pagando la merce. Come? Ha la forma della Sardegna, sì. Mamma mia. Andiamo avanti. Allora, in questa vetrina hanno radunato dei lingotti oxide, delle matrici multiple, un'altra matrice qua, un'altra matrice qua, e poi una vetrinetta dove sono contenuti tantissimi pezzi. Ci sono delle panelle, il rame, lenticolari o che erano convesse, chiamatele come volete. Poi ci sono dei picconi da scavo, ci sono delle asce. Le asce in particolare sono differenti secondo le zone. Le asce venivano preparate tutte per la stessa funzione. Quando non era un tesoretto era uno strumento da lavoro, quindi la prima cosa che doveva avere era essere equilibrata, pesante e tagliare. Però in Sardegna ci sono ad esempio le asce a margini rialzati,
che sono state prodotte in un determinato periodo, quindi quando nello scavo viene trovato quel tipo di ascia, sappiamo già in che periodo c'è stata la frequentazione. Io vi do sempre questi indizi per farvi capire che il lavoro degli archeologi è soprattutto conoscere più pezzi possibile per poter attribuire una cronologia ai siti che indagano. Qui abbiamo altre matrici, vedete? Ma tanto ormai avete capito grosso modo come si faceva, vedete? Punte di lancia, il piccone, la falce e così via. A volte le asce vengono trovate in veri e propri tesoretti, cioè messe bene, sovrapposte, a formare una sorta di castelletto, e sono tante, decine di asce, sono dei ritrovamenti straordinari che fanno proprio pensare al tesoro della comunità. Non era un negozio dove vendevano asce, ecco, perché sono tante. Lì si arrivava con il rame, quando servivano veniva prodotta sul momento, era già tutto pronto, bastava andare in un'officina e compravano. Diverso il caso di quando se ne trovavano molte, non c'era la necessità di realizzare tante asce. Qui siamo sempre al Museo di Cagliari, ecco qua, vedete le asce, quelle sono le asce a margini rialzati, e vedete lì su. Poi c'è l'ascia semplice, le pannelle in rame, punte di lancia, e a volte sono le trovate bucherellate, vedete? Questi fori sono fori per l'immanicatura, sì. Praticamente si metteva il manico e venivano messi dei chiodini per bloccarle. E queste sono, perché il manico magari proseguiva, i manici possono essere in legno, avorio, qualcuno in avorio, e quindi poteva proseguire per mantenere più solida l'impugnatura. Invece le punte di freccia, adesso mi viene in mente, raramente vengono trovate. Secondo me le frecce non avevano la punta in rame, le facevano semplicemente in con legno, magari per indurirle lo riscaldavano, lo bruciacchiavano un pochettino, perché utilizzare una freccia sì, a fondo perduto, nel senso che una volta che si lancia magari se va a buon fine si acchiappa l'animaletto. Se non va a buon fine, per prendere una lepre consumavano 20 frecce e non andava bene, valeva di più il rame che era contenuto. Quindi probabilmente le frecce erano proprio in legno. Invece lì, guardate, questi sono foderi, ci sono qua degli spilloni per le vesti, foderi per metterci dentro i pugnali. E poi asce, attrezzi vari, sicuramente c'erano tutta l'attrezzatura per gli animali, per i buoi, forse per i cavalli anche, quindi... Quella sorta di bracciali che cosa sono? Queste secondo me sono le prese per un'anfora, però le interpretazioni sono diverse. Perché in Africa li usavano... Possono essere proprio bracciali. No, li usavano come soldi, li chiamavano manila. Perché cosa? Come quattrini. Ah, come quattrini? Questo è il quattro. Ah, non lo sapevo. Questo non lo sapevo. Io. Ce ne sono di diverse forme. Sì, è possibile. Perché era la moneta dell'epoca, quindi è giusto. Poi ci sono le armi. In questo caso ci sono delle spade. Sempre conservate al Museo di Cagliari, delle lunghe spade con un codolo centrale. Vedete, ci sono i fori per l'immanicatura, per i rivetti, e queste potevano essere anche usate per capire se le spade erano d'uso oppure se erano da rappresentanza. È sufficiente guardare la lama, quelle d'uso c'è sempre la lama rovinata. Chiaramente se trovate una spada perfettamente lucidata, perfettamente col filo della lama preciso come questa, questo è un pugnale però è la stessa cosa, chiaramente non è mai stata usata, magari era una spada di rappresentanza cerimoniale, sì. Invece, quando le trovate rovinate, sono o bottino di guerra, oppure comunque delle spade
che venivano infilate nelle sepolture proprio insieme al defunto, perché era la spada che utilizzava durante la vita. Qui altri pezzi sempre fotografati al Museo di Cagliari, e lassù i pugnali della Sacra Armata, guardate un po', cioè sono di varie forme, sono sempre rotti, è difficile trovarli integri. In quel caso si tratta di piccoli pugnaletti, questo la forma è la stessa, vedete, però quelli sono molto piccolini, probabilmente erano dei pendagli, venivano tenuti come amuleti, oppure all'occorrenza poter essere trasformati in denaro contante quando si viaggiava per procurarsi qualche pasto. Qui siamo a Santali, al museo di Santali, che conserva bracciali. In effetti queste sono troppo piccole per essere delle maniglie, quindi forse erano anche il signore che potevano costituire una sorta di moneta dell'epoca. I pugnaletti della Sacra Armata a volte sono lavorati nel manico. Il manico può essere in bronzo, ma se pensate solo alla lama, ci può essere anche l'immanicatura fatta in osso, quindi un po' come i coltelli che troviamo ancora oggi, coltelli artigianali. Poi ci sono gli spadini, altri gioielli vari, e a volte i tesoretti vengono trovati all'interno di piccole anfore. Se sono grandi anfore, siamo nei villaggi e sono tesoretti grossi. Quando si arriva al X secolo a.C., siamo già in pianeta del bronzo. Quindi, che cosa è successo? Le precedenti esperienze fatte con le rame si sono arricchite di un nuovo materiale, più resistente, più facile da lavorare, che si chiama bronzo. È anche più bello da vedere, sembra più simile all'oro, quindi non si ossida con la facilità del rame. Per ottenere il bronzo, la lega che ho detto prima è di rame e stagno, il problema era costituito dal fatto che lo stagno nel mare Mediterraneo non c'è, quindi bisognava avventurarsi per mare, superare la barriera del mare e poi andare a procurarsi questo materiale, lo stagno, evitando di essere poi prede di teppisti che potevano portare via il carico. Quindi le navi erano sicuramente scortate. Una nave che trasportava stagno era preziosissima e sicuramente c'erano delle flotte che le accompagnavano in navigazione. Chiaramente non abbiamo nessuna prova di questo, ma la logica suggerisce che non erano dei matti. Già era pericoloso avventurarsi per mare, figuriamoci se dovevano andare a prendere lo stagno. Con lo stagno realizzavano lega di bronzo, che è il materiale con il quale sono realizzati tutti i bronzetti. E all'interno dei bronzetti mettiamo anche le navicelle. Quindi bronzetti e navicelle sono fatti tutti in bronzo. Nei musei abbiamo una casistica enorme di personaggi in bronzo. Guardate che è un fatto straordinario che ci sia. Siamo uno dei pochi popoli al mondo ad avere le rappresentazioni delle attività che si svolgevano, del vestiario dell'epoca. È vero che non abbiamo trovato dei testi che ci raccontano chi eravamo, però abbiamo dei personaggi in carne e ossa che hanno posato per queste rappresentazioni e quindi possiamo avere un'idea precisa sul modo di vivere dei nuragici. Ad esempio, sulla sinistra ci sono degli spiedi. Gli spiedi sono caratteristici, servono per cucinare, non sono delle armi, servono per cucinare. Però a volte vengono trovati infilati, sono quelle famose spade che dovete infilare nella roccia, sul tempietto di Orume, oppure nell'altare di Submulino di Villanova Franca, ci sono delle spade. Sono delle spade simili più a spiedi che non ad armi vere e proprie. Ma troviamo anche i segni degli spiedi, questo mi piace raccontarlo perché a volte leggo di... Allora, nell'Oraria Rubius siete trovati segni
di un'attività cerimoniale, dei sacrifici, eccetera, eccetera, perché hanno trovato il focolare. Io non so cosa sacrificavano, fatto sta che il focolare, cioè al centro, era circondato da fori che si adattavano perfettamente agli spiedi. Quindi erano, si stavano cucinando il maialetto, non era, a me sembra veramente illogico che vedere in un focolare per forza il sacrificio di chissà che cosa, un rito religioso. C'erano gli spiedi, c'erano gli animali e si mangiavano. Le ossa, certo, le ossa, i resti sono di ovi caprini e soprattutto di suini, piccoli suini. Allora, poi, sempre nella bronzistica, abbiamo, oltre i bronzetti, ai quali dedicheremo la prossima lezione, e le navicelle alle quali dedicheremo la lezione ancora successiva, sono state trovate oggi 156 navicelle. Ci sono anche degli edifici, in quel caso l'abbiamo visto la volta scorsa, il Nuraghe quadrilobato con il pozzo sacro, in questo caso un Nuraghe a quattro torri col mastio, che però ha una particolarità, era la punta dell'albero di una navicella, perché le navicelle, vedete che hanno l'albero, ok, a volte quest'albero è formato proprio da un piccolo nuraghe, dimostrazione che erano navi nuragiche. Andiamo ancora avanti, questi sono, diciamo, alcuni bronzetti che ho selezionato, che indagheremo uno per uno nelle prossime lezioni, dove potete vedere tutte le attività che si svolgevano. Ci sono dei sacerdoti capi, vedete quello che sta salutando, col pugnaletto messo sul petto. Ci sono dei guerrieri, addirittura questo è un eroe, quattro braccia, due scudi, quattro occhi, una sorta di supereroe dell'epoca che per rafforzare la sua potenza è stato rappresentato in questa maniera, ma non è l'unico, ce ne sono diversi di questi bronzetti. Poi ci sono le ruote di carro, ci sono le attività, questo signore sta portando un agnello, quell'altro sta portando forse del pane cerimoniale oppure delle paste, non so, forme di ricotta col miele, c'erano le seadas, quindi poi ci sono formaggelle, giusto, poi ci sono dei guerrieri, sono sempre messi però in posa, sono rari gli esempi di qui non c'è, c'è un paio di arcieri che sta nell'arco di scoccare la freccia, ci sono, ma la maggior parte invece delle rappresentazioni sono di personaggi pacifici, anzi molti stanno anche salutando, lo vedremo proprio nelle varie lezioni. E poi ci sono gli animali, vedete, i buoi, ci sono gli arietti, altri buoi, forse questo è un cinghiale. Poi ci sono, guardate, delle immagini doppie, quella è una madre col bimbo in braccio, abbiamo trovato anche di quella. Una particolarità di quella madre col bimbo in braccio è che è seduta su un trono, e questo trono è stato trovato nel murale Palmavera di Alghero, nella capanna delle riunioni c'era l'altare, quindi il nuraghetto, la vasca, il bancone e c'era anche il trono, quindi una delle pietre utilizzate per come seduta era un trono, ed è identico proprio a quello, lo vedremo meglio nelle lezioni, da lì si vede poco. Sono tutti al museo, sono tutte fotografie fatte al museo. C'è il pugilatore di Dorgali, ci sono delle teste, guardate, delle teste di... A proposito di queste teste, guardate quella che c'è lì su. Allora, sono andato al museo di... non mi ricordo se... a Valencia. A Valencia c'è un museo archeologico spettacolare, su tre piani, gigantesco, tutto dedicato a un unico bronzetto, come a Bolzano, Ezzi, tutto proprio, ce n'è non uno ce n'è e uno se lo sono tenuti, del VI secolo a.C. hanno realizzato tutto il museo intorno ed è semplicemente una testa come quella, noi invece ne accumuliamo a decine all'interno delle vetrine.
l'ingresso del museo era gratuito. E non ci mancherebbe. Ok, le ultime due slide che ho preparato sono una, questo è Nando, il ragazzo che ha realizzato questo pugnale, che sta realizzando un modello in cera che è il prototipo di quello che sarà un bronzetto. Lui prima li realizza con questa resina, vedete? Una volta realizzati, li mette all'interno della matrice, che in questo caso sarà di argilla, perché viene poi messa dentro il fornetto. Quindi lui realizza questo, poi li involge in questa matrice, aspetta che si riscaldino, poi butta dentro il bronzo fuso. In quel momento la cera viene vaporizzata, il metallo prende il posto del bronzetto, aspettiamo il raffreddamento e poi lo estrae con le pinze, col martello rompe la forma e dentro c'è il bronzetto realizzato. Questo sistema si chiama tecnica della fusione a cera persa ed è abbastanza complicata. Attualmente, a parte Andrea, c'è soltanto un'altra persona che la fa in Sardegna. Quando andate a comprare i bronzetti vi accorgete subito dal prezzo come sono fatti. Se sono fatti a cera persa, questo metodo è laboriosissimo e sono molto costosi. Se invece li comprate in quei negozi dove vendono i souvenir, costano qualche decina di euro, ma non sono realizzati con la cera persa, sono realizzati nel forno con le tecniche diciamo normali. La prossima volta vi porto un po' di bronzetti realizzati proprio da Andrea con la cera persa e vi porterò anche una navicella bronzea quando faremo la lezione sulle navicelle. Allora, la lezione abbiamo finita, questi sono i personaggi di cui parleremo martedì prossimo, sono i nostri avi, e vi farò vedere come, essendo tutti diversi, ci possiamo fare un'idea ben precisa di quante genti diverse ci fossero in Sardegna, con le loro tradizioni, con i loro meccanismi e sistemi, e ci vediamo quindi martedì prossimo.